Da bambino, a chi mi chiedeva quale fosse il mio sogno, io rispondevo: il pescatore. Rossiello vuole fare il medico. Sblendorio, il veterinario. Bufano, lo scienziato. Saracino, l'ingegnere. E il nostro Turturro Arcangelo, sapete cosa vuole fare? Il pescatore. Il mio sogno più grande era fare il pescatore, ma quando mio nonno mi portava sulla barca, il freddo mi prendeva la testa. Lui gridava: "Stai attento, ancora te ne vai nell'acqua!" La puzza del pesce si attaccava addosso. Forse per questo oggi non faccio il pescatore. Che poi, a dire la verità, un po' di mal di mare l'ho sempre tenuto. Oh, Arca, andiamo a giocare. No, non posso. Come non puoi? Io oggi non posso, devo andare al funerale di mio zio. Di tuo zio? Non è proprio zio, lo zio di mia madre, zio Carmine. Ah, allora tu non c'entri niente. Oh, Arca! Aspetta, Arcangelo! Arca, e meno male che ti avevo avvisato di non stare con gli amici oggi che sta il funerale. Guagliò, muoviti a vestirti, che se arriviamo tardi chi se la sente a questa? Che io poi proprio suonerò, non è che ci trovo niente. Beh, Guagliò, cami. Sì, ridete, ridete. Tanto quello è mio zio, a voi che ve ne frega, eh? Mo, preciso il bambino dei figli di nessuno. Mo. Tutto sommato il pescatore non lo fece più per lui. Oronzo. Con i piatti decideva quando spezzare la melodia. Quello diventò il mio sogno. Suonare i piatti. Malane me, lo so. Animali. E che voi non siete stati bambini. Pure voi siete stati bambini, no? Come non siamo stati creati, ma non macchamacchi. Quelli sono creature che devono giocare. Te. Sono buoni, solo a giocare. Hanno parlato i lavoratori. Citavi, cioè. Giocate. Ti lascia. Sì, madre. Grazie. Chi sei tu? Arcangelo. San Michele Arcangelo Gabriele, 29 settembre. 29 settembre, sì. Tu stai al funerale. Funerale? Funerale di zio Carmine. Oh, mi dispiace, condoglianze, mi dispiace assai, mi dispiace, che eravamo amici con zio Carlo. Mannaggia. Un po' sono le quelle.
Ma veramente dove sono gli zii nonna? Sì, gli zii nonna. Savino! Ha detto che forse sono gli zii nonna! La faccia la tieni. Gabriele, adesso te li regalo, però mi raccomando, ricordati che l'importante è entrare al momento giusto. Devi aspettare qualche secondo, ma devi aspettare. Ma sempre la stessa cosa sbagli. Mai ti impari. Ricominciamo. Domani non dovete deludere. Alla festa di Sant'Antonio vengono da tutti i paesi vicini. Arcà, io specialmente a te lo voglio dire. Vuoi bene a Gesù? E allora, vediamo di non fare la solita brutta figura. Ricordo ancora Ronzo quando mi disse: l'importante è entrare al momento giusto. Non c'ero mai riuscito. Ma questa era l'occasione buona. La festa di Sant'Antonio. Era il giorno più atteso dell'estate e per la prima volta nella mia vita avrei suonato sotto gli occhi di tutto il paese.
Pronti? Usciamo. Mi sentivo pronto. Lo avevo sempre sognato. Entrare al momento giusto. È stata l'ultima volta che mi hanno fatto toccare gli Zinanà. Ti ho fatto sbagliare. Tanto è una vita che sbaglio d'attacco. Non so neanche il tuo nome. Mi chiamo Arcangelo. Arcangelo Turturro. Da piccolo sognavo di fare il pescatore. Da grande suonerò gli Zinanà.